Seta. Oh. Abbiamo con noi Maurizio De Giovanni, scrittore, sceneggiatore, autore teatrale. Maurizio De Giovanni, scrittore, sceneggiatore, autore teatrale, tu sei proprio la trasposizione fatta uomo, esatto, perché tutti i tuoi scritti sono diventate poi delle fiction, sì. Sono stati rappresentati in teatro, al cinema, insomma. Io voglio chiedere scusa per questo, in maniera primaria, mi costituisco, ho il mio avvocato con me e quindi chiedo scusa per questo, lunga fedina penale. No, assolutamente, assolutamente, Bastardi di Pizzo Falcone, poi Mina Settembre, il commissario Ricciardi, insomma, è un giallista. È un giallista. Ha vinto Sanremo, ha vinto. Lui ha vinto Sanremo. Lui ha fatto fiumi di parole. Sono giallissimo. Sono giallissimo, un'altra cosa. Lui è un giallista. È un giallista. Allora io volevo chiedere, quali sono le regole del giallo perfetto? Beh, innanzitutto ti serve una vittima. Vabbè, questo c'è. Una vittima che deve essere uno apparentemente senza difetti. Okay. Deve essere uno che apparentemente nessuno potrebbe immaginare di volerlo morto, no? Quindi meno difetti, meno problemi, meno parti buie nella sua vita, anche se poi devono venire fuori le parti buie della sua vita nella narrazione, e le parti buie della vita di tutti sono. Allora serve una persona, ecco, diciamo che tu potresti essere la vittima. Allora perfetta. Facciamo così, noi guarda, facciamo un esercizio di stile, ipotizziamo un giallo al Bar Stella, noi ci abbiamo messo il titolo e tu poi devi sviluppare la trama, guarda, ci abbiamo anche la copertina, mi passi il libro per favore? Ci siamo ispirati ovviamente a una tua opera, questi sono i Bastardi del Bar Stella. Di Maurizio De Giovanni, abbiamo già deciso che lo scriverai tu. Quindi, io sono veloce, quindi si allora, può... quindi la vittima potrei essere la vittima io. Potresti essere tu, una vittima inconsapevole. Inconsapevole, che anzi si riteneva ben voluto, falsamente. Sì, perché in realtà aveva un covo di serpi attorno. Covo di serpi. Perché doveva avere... lui crede di fare del bene, di aiutare le persone, invece no, in realtà... ma guarda, io faccio del bene, ma evidentemente no, perché se no non saresti una vittima. Se questi vengono retribuiti, pure questi che ormai erano già sull'orlo della crisi. Con questi richiami costanti al reddito è una sottile maniera anche di tenerli sotto, di tenerli. No, quindi loro potrebbero... C'è una rivoluzione in atto. Faccio un esempio, uno dei temi grandi, no? Sì. È l'invidia e anche la frustrazione. Cioè, se ci fosse qualcuno, un barista, per esempio sì. Parlando di frustrazione, così ti è venuto in mente il barista. Che ha dei talenti, che sa di avere dei talenti. Suppone di averli. O ha, suppone, che viene però tenuto... Vessato. A sua maniera di vedere, ingiustamente. E lui, per esempio, vorrebbe fare l'attore. Ruolo. Quindi l'invidia, la frustrazione potrebbe portarlo a uccidere in maniera peraltro efferata, in maniera... anche portarla ma proprio 140 coltellate, sì, in maniera proprio e poi ti sparo pure. La frustrazione sì. Perché la frustrazione sì. Però guardi, se posso dire, signor De Gennaro, lei ha azzeccato in pieno proprio quello che succede qua, perché lui mi tappa le ali. Io? Mi tappi le ali. Io in onore... Io ti dovrei tappare la bocca. Io in onore del signor De Gennaro oggi ho portato... De Giovanni. Ma chi è De Gennaro? Va bene uguale. Vedi che ti dovrebbe tappare la bocca. Meno si sa che sono stato qui, meglio. Signor De Giovanni, io ho portato i Bastardi di Pizzo Falcone. Chi è questi? Come onore... Quindi questi sono i Bastardi di Pizzo Falcone. Sì, ma poi io ho visto anche il commissario Ricciardi che vede il morto... Questo talento comico, per esempio, potrebbe essere frustrato. Il commissario Ricciardi che vede il morto che parla, che è un chiaro omaggio a Totò 47, il morto che parla, bellissimo. E poi io vorrei fare una cosa, vorrei provare a fare una cosa, siccome c'è il nostro ospite... Che nostro si chiama? De Giovanni. Bravo. Ho azzeccato. No, scusa. Volevo fare un monologo, se è possibile. Allora, lui ha questa velleità da attore, ecco, capito? Che potrebbe essere la frustrazione di non riuscire a farlo. Allora, io, se questa cosa può, insomma, evitare questo omicidio. Esatto. Vediamo, vai, forza. È un monologo? Monologo.
Ho visto cose che voi neanche immaginate. Ho visto le stelle. Ho bestemmiato tutti i santi. Quando ero ad un passo dalla meta. Ma questo è Blade Runner? No, questo è Peppe il Runner. Che praticamente, quando mi ha portato la pizza, mi stava portando la pizza, è inciampato, è caduto dalle scale, ha visto le stelle, è, diciamo, è rivisitata, l'ho rivisitata. Ma tu andresti rivisitata? Lo voglio difendere io. Non può essere stato lui l'assassino. Che è una schifezza come attore, figuratevi come assassino. Guarda, posso dire una cosa? Hai rivisitato un classico, no? Ma sì, secondo me sei tu che andresti rivisitato più volte da vari specialisti. Da uno bravo. Per capire veramente che ci cosa... hanno provato, ma dice... Invece volevo chiedere ad Aiello, rimanendo in tema gialli, no? Mm-hmm. C'è qualche mistero tipo musicale, qualche giallo musicale, qualcosa di irrisolto? Tu che conosci bene la musica. Guarda, personalmente penso a un verso di una canzone. Tipo Mogol Battisti, non piangere salame dai capelli verde rame. Io non ho mai capito che volesse dire. E ci sono diverse teorie intorno a questo verso speciale che mistero, dai capelli verde rame, è strano. Quindi questa è una roba che mi è rimasta in testa. Però, in un'epoca in cui non si portavano i capelli verde rame. Esatto, già potrebbe vero. Anche essere. Vedi, questo è un giallo irrisolto. Proveremo nel corso della serata a capire che cosa gli è scattata a Mogol in testa per ma scrivere. Anche che Michael Jackson si sia ispirato ad Albano, mi pare un mistero. Cioè, quella c'è una causa di plagio. C'è una causa di plagio. Ma adesso...